gruppo dei Cario, ed è sempre Peppe ha portato delle carte del Mood e ho fatto vedere se superava il tasso soglia. Abbiamo visto che non, per il Mood il tasso fisso è difficile, mentre con le variabili può succedere che non hanno rispettato quanto emesso dalla Banca d'Italia, lui fa la ricostruzione e quindi fa restituire buona parte del credito. E adesso prego Rodolfo per quanto riguarda le bollette energetiche. Avete mai sentito queste cose in televisione? Grazie, buonasera a tutti. Io prima di iniziare con l'argomento che poi andrò a trattare, volevo riagganciarmi al primo intervento. Tra i vari articoli di giornale che ci sono stati mostrati, ce n'era uno che parlava dello scandalo relativo alla corruzione nella regione Marche sulle centrali a biogas. Ora, queste centrali sono state oggetto di opposizione molto dura dai comitati locali e fondamentalmente da chi se le ritrovava vicino a casa per motivi ambientali. Prima di iniziare, perché poi quello di cui parlerò non tocca questo argomento, mi premeva darvi un motivo non ambientale ma economico, per il quale anche quelli che stanno lontani da queste centrali dovrebbero opporsi alla loro costruzione. Non tutti lo sanno, ma l'energia che viene prodotta da quelle centrali non viene venduta al prezzo di quella che viene prodotta dalle normali centrali termoelettriche o idroelettriche che possano essere, o anche quella importata. Si tratta di energia sovvenzionata, cioè all'interno delle vostre bollette, oltre all'energia elettrica che voi acquistate, voi pagate una sovrattassa che è ininterrottamente cresciuta dal 2005 fino ad oggi e oggi ammonta a quasi il 30% della vostra bolletta, che va a drogare, se così vogliamo, quello che è il normale mercato dell'energia. E quindi incentiva la costruzione di questi impianti. Per cui che succede? Che ogni centrale a biogas che viene costruita alza la vostra bolletta energetica. Questo è l'effetto. Voi potete stare di casa vicini o lontani a queste centrali. Voi pagate il sovrapprezzo che viene poi corrisposto a chi mette in rete l'energia elettrica prodotta da quelle centrali, in quanto produttrici da, apro le virgolette, fonti rinnovabili, chiudo le virgolette, perché non è detto che poi lo siano, e questa cosa va ad alzare il corrispettivo fattore. Quindi, al di là del motivo ambientale, che fondamentalmente, essendo questi impianti piccolissimi, ce l'ha solamente chi ci sta poi vicino, agli impianti, c'è un motivo fondamentale per cui tutti quanti noi dovremmo essere contrari alla costruzione, no, non del biogas tanto come tecnologia, ma proprio come sistema attraverso il quale ne viene incentivata la costruzione, perché si tratta di, il modo forse più immediato per esprimerlo è, si tratta di un effetto Robin Hood al contrario, cioè viene prelevato poco a tutti, poco relativamente, perché se parliamo del 20-25% nella bolletta non è poco, quindi si tratta di una forma di accentramento di capitale, cioè si prende tanto a pochi e si dà, e si prende poco a tanti, scusatemi, e si dà tanto a pochi. È esattamente l'effetto contrario di quella che normalmente viene chiamata la redistribuzione del reddito. Quindi qui siamo proprio di fronte a un qualcosa di opposto, viene tassato, tra virgolette, il povero per dare i soldi a quello che poi invece ha i soldi per farsi l'impianto, perché guardate che la tassa sulla bolletta elettrica non fa distinzioni né per reddito, non fa distinzioni se voi siete una vedova con quattro figli, non fa nessun tipo di distinzione quella tassa lì. Vengono prelevati i soldi in bolletta e vengono dati per incentivare questo tipo di impianti. Quindi è una forma perversa di, come ho detto, Robin Hood al contrario, e che a mio avviso, e qui chiudo diciamo, l'introduzione, dovrebbe spingere tutti noi ad opporci alla costruzione di questo tipo di impianti, indipendentemente dalla loro distanza dalla nostra casa. Ora, quanto invece all'argomento principale di cui andrò a parlare, che sarà molto più terra-terra, si tratta semplicemente di come riconoscere in qualche modo a spanne
quando ci troviamo di fronte ad un tentativo di raggiro, truffa forse una parola un po' troppo grossa, in realtà una presentazione ingannevole molto spesso, più che una truffa, nel settore della luce e gas. Tutti noi veniamo martellati quotidianamente, prima si è partiti con la telefonia e poi recentemente invece è partito il martellamento con le chiamate per quanto riguarda l'offerta di fornitura dei servizi di energia elettrica e gas metano. Molto spesso queste chiamate vengono fatte indipendentemente dal fatto che voi siate registrati, che voi siate iscritti al registro delle opposizioni, perché semplicemente nel momento in cui fate presente, io personalmente sono iscritto, vengo contattato lo stesso, nel momento in cui fate presente, guardi che sono iscritto al registro delle opposizioni, ci scusi tanto e mettono giù, e nulla accade, quindi in realtà il tentativo avviene lo stesso, nonostante non dovrebbe avvenire, perché prima di fare la chiamata l'azienda dovrebbe essere obbligata a controllare se il vostro numero di telefono è iscritto nel registro delle opposizioni, non quando voi glielo dite. Tra l'altro a me è successo che chiamino anche 2 o 3 volte la stessa azienda, quindi dopo che uno gli ha detto sono iscritto al registro delle opposizioni, a volte nemmeno quello basta per fargli cancellare il numero. Allora, principalmente che cosa è accaduto? È accaduto che sulla scorta di leggi normative europee recepite dall'Italia e in particolare mi sembra che ci fosse Bersani, ministro dell'economia, perché quel famoso decreto le lenzuolate si chiamavano all'epoca, di Bersani, recepì queste normative europee e aprì il mercato dell'energia elettrica e del gas alla concorrenza. Prima c'era l'Enel che vendeva l'energia elettrica, l'Eni che vendeva il gas e non c'era nessun altro, erano compagnie al 100% pubbliche. A un certo punto hanno cominciato a nascere quindi queste compagnie energetiche, le piccole aziende che vendono energia elettrica, piccole va preso con le molle, perché relativamente al settore possono essere piccole, se le confrontiamo con una fabbrica di scarpe ovviamente no. Sono nate le aziende e si è palesata per gli utenti una possibilità di scelta. Non si è più vincolati al fornitore con cui si è, tra virgolette, nati, e ci si può scegliere l'azienda che preferiamo. Principalmente per l'utente si tratta di fare una scelta fra 2 categorie ben distinte di contratto. Un contratto che viene chiamato di tutela, e che cosa significa tutela? Significa tu non hai alcuna possibilità di andare a risparmiare, il prezzo non lo decidi né tu che firmi il contratto né l'azienda, paradossalmente, né l'azienda che ti vende l'energia elettrica o il gas metano, il prezzo lo decide l'autorità per l'energia elettrica e il gas. Ogni 3 mesi questa autorità pubblica degli aggiornamenti di prezzo sulla base degli andamenti principalmente del petrolio, e chi ha il contratto che si chiama di tutela, se poi controllate i vostri contratti a casa, troverete la scritta tutela o mercato libero, sicuramente ci deve essere scritto sulla vostra bolletta, e trovate la scritta tutela se nel corso della vostra vita non avete mai firmato un contratto con nessuno, cioè se vi siete portati dietro i vecchi contratti che avevate prima della liberalizzazione, parliamo ancora di un 70-80% dei contratti esistenti, trovate scritto mercato di tutela. Perché? Perché se voi non fate una scelta esplicita di cambiare la vostra tariffa di energia elettrica, chiaramente nessuno ve la può cambiare senza dirvi nulla, quindi l'autorità pubblica ogni 3 mesi i prezzi che sono imposti alle aziende e quel prezzo vi deve essere applicato. Se invece volete usufruire della possibilità di andare a risparmiare, attenzione, ad ogni opportunità ovviamente si contrappone un rischio, nel senso la possibilità di risparmiare si contrappone il rischio di essere fregati, è evidente, perché vado a scegliermi un'azienda, se la sbaglio o se firmo un contratto sbagliato è ovvio che prendo una fregatura. C'è un'opportunità e un rischio, come in tutte le cose. Allora si passa in un regime di mercato libero. Qui non c'è regola, nel senso il prezzo è stabilito mediante un accordo che voi fate con l'azienda fornitrice, il che significa che se io lavoro per un'azienda che vende gas, se noi vogliamo regalarvi il gas, nessuno ce lo può impedire. Se voglio farvelo pagare 10 volte tanto quello che era il prezzo che lo pagavate prima, nessuno me lo impedisce nel momento in cui qualcuno firma un contratto che dice quello. Non c'è come nel settore bancario la soglia massima di usura, no? Come la si può chiamare, il prezzo è completamente
stabilito mediante accordo bilaterale. Quindi non c'è assolutamente, da quel punto di vista lì, alcuna tutela. C'è invece una tutela per quanto riguarda i servizi che le aziende devono offrirti, cioè l'azienda non può fatturare come gli pare, quando gli pare, non può fatturarvi per ovvi motivi dei prezzi diversi da quelli che avete concordato, non può derogare ad alcune norme, ha dei tempi certi di risposta. Queste sono cose invece che riguardano i diritti del consumatore, e la normativa italiana a sua volta, che ha recepito quella europea, è veramente veramente stringente, soprattutto con le aziende che vendono energia e gas. Per quanto riguarda il martellamento di cui parlavo prima, oltre a quello telefonico, quello principale avviene mediante porta a porta. Probabilmente qualcuno di voi lo ha sperimentato di persona. Citofona la gente a casa, dice sono del comune, e non è vero, vengo per la luce, che detto così sembra una cosa miracolosa, però no, vi porto la luce. In realtà quando uno vi citofona a casa, e questo è il primo consiglio che io vi do per riconoscere se è una fregatura, la prima cosa che deve dire è per chi lavora. Sono Rodolfo Nasini e lavoro per l'azienda X. Ok? Vengo per la luce di per sé costituisce già un motivo sufficiente per liberare il cane, se lo avete. Perché è un modo completamente scorretto di presentarsi. La prima cosa, quindi, quando si parla di contatto telefonico, la prima cautela da utilizzare è quella di non fornire i dati personali o i dati dell'utenza, perché vi chiamano, sono dell'Enel. Quale Enel? La prima domanda da fare. Ce ne sono due. C'è quella che opera sul mercato di tutela e c'è quella che opera sul mercato libero, che è quella che fa la pubblicità. Non fornire, se non siete sicuri di voler fare il contratto, i vostri dati telefonici. Perché? Perché molto spesso abbiamo a che fare non con l'azienda in sé, ma con dei call center. Il call center viene pagato per ogni contratto fatto, è evidente che ha un solo obiettivo, farvi fare il contratto. Non ne ha nessuna validità quello che vi viene detto al telefono. Nel senso, voi potete dire a queste persone, potete chiedere qualsiasi cosa, la risposta sarà sempre sì. Ma c'è questo? Certo. Ma c'è questa? Certo. Ma siamo sicuri che ci mancherebbe? Perché? Perché quella parte della chiamata non viene registrata. Quello che viene registrato e che costituisce un vincolo contrattuale è il vostro sì quando vi viene fatta la domanda registrata: vuole aderire all'offerta che si chiama Bingo Pallino Sicuro Anno XY? Sì. Ecco, quello costituisce un vincolo contrattuale. Quell'offerta non vi è stata nemmeno letta al telefono, è depositata presso un notaio da qualche parte, ma non vi è stata letta nel dettaglio. Quello che ve l'ha presentata a voce può avervi detto qualsiasi cosa. Per stabilire indicativamente quali sono le opportunità che ci possono essere, di quanto si può risparmiare. Allora, io ho portato, poi torniamo su questa slide, non so se si legge, questa è la bolletta del gas. Nella bolletta del gas media, indicativamente, il meno del 50% è gas, la prima parte, che vedete in alto. Cioè, di 100 euro che voi pagate di gas, il gas in realtà è meno di 50, indicativamente, siamo su quelle cifre lì. Il 20%, poco meno, è quello che è costato, possiamo considerare gas anche questo in realtà, però è quello che è costato portarvi il gas dal pozzo in Siberia dove viene estratto fino al vostro contatore, anche quello inevitabilmente ha un costo. Il 34,7% della bolletta è costituito da imposte, con la meravigliosa esclusiva tutta italiana della tassa sulle tasse. Gas, luce e benzina sono tre beni in cui ci sono delle accise, ci sono delle tasse e poi c'è l'IVA calcolata anche su quelle tasse, cioè c'è la tassa sulla tassa. Della benzina non si vede perché il prezzo che si vede alla pompa è quello finito, nella bolletta del gas e in quella della luce potete prenderle perché c'è sicuro. È esplicitata questa cosa, cioè si vede proprio la scritta imposta e poi si vede il calcolo dell'IVA che viene fatto sempre alla fine della bolletta, fatto anche sull'imposta, cioè secondo lo Stato quell'imposta costituisce un qualche tipo di valore aggiunto per cui va tassato con l'IVA. Quindi questa è una
diciamo una meraviglia che trovate nelle vostre bollette, indipendentemente dal fatto che siate in regime di libero mercato o in regime di tutela, indipendentemente da qual è il vostro fornitore. Perché? Perché questa parte qui della bolletta, cioè le imposte e nel 90% dei casi anche la seconda parte, cioè quella del costo del trasporto del gas dal pozzo fino a casa vostra, non sono oggetto di contrattazione, perché sono dei costi fissi. Le aziende che vi fanno la fattura li incassano per poi versare questa parte al fisco e quest'altra parte a chi possiede i tubi, tipicamente SNAM. Quella parte che è oggetto di contrattazione è la prima parte, cioè il 47% della bolletta, diciamo 50% per fare cifra tonda. Quindi attenzione, perché nel momento in cui uno vi dice a te guarda che ti faccio risparmiare il 10%, già quel 10 non è 10 ma è 5, perché è il 10% sulla metà della bolletta, ok? Perché l'altra metà non può essere toccata in alcun modo, nessuno vi può fare lo sconto sull'IVA, penso che sia abbastanza banale da verificare. Quindi stiamo parlando di risparmi che indicativamente per la famiglia media possono oscillare dai 20 ai 50-60 euro all'anno, non a bolletta, all'anno. Ok, questa è l'opportunità. Il rischio è di pigliare una fregatura per una cifra pari, se non superiore, ovviamente. Che cosa succede? Nella bolletta dell'energia elettrica il peso è leggermente diverso, ma siamo più o meno lì. Questa non è aggiornatissima perché è di qualche mese fa, proprio c'è stato poco tempo fa il superamento del muro del 50%, in realtà in discesa, cioè anche nell'energia elettrica il prezzo dell'energia è andato sotto a metà della bolletta, cioè meno della metà della bolletta che voi pagate in realtà è energia elettrica. Questa è stata una combinazione di due fenomeni: uno, quello di cui vi ho parlato all'inizio, cioè l'aumentare vertiginoso della tassazione che va ad incentivare alcuni particolari tipi di impianti; il secondo è stato invece un effetto positivo, una volta tanto una buona notizia, del meccanismo di autoregolamentazione che il mercato ha. Ora, abbiamo visto prima che nel caso delle grosse banche, una situazione di macroeconomia più in grande, non sempre questi meccanismi funzionano, ma c'è una piccola legge che invece tuttora non ha trovato eccezioni, che riguarda tutti noi nel momento in cui abbiamo qualcosa da vendere o da comprare, che quando cala la domanda calano i prezzi. Su quello c'è poco da fare. Purtroppo la crisi ha fatto calare la domanda sia di energia elettrica, perché chiudono le fabbriche, sia di conseguenza quella di gas metano, perché gran parte dell'energia elettrica in Italia è prodotta con le centrali a gas e quindi cala la domanda di energia elettrica e cala anche quella di gas perché gli va dietro in qualche modo, si è creata una situazione di sovrabbondanza produttiva. È pazzesco come noi siamo passati in 10 anni dall'avere, non so se qualcuno di voi ricorda ancora il blackout del 2003, quando siamo rimasti un intero sabato notte e domenica mattina senza corrente. Siamo andati in quella situazione perché non c'erano abbastanza centrali per soddisfare la domanda, perché a un certo punto è venuto a mancare all'improvviso un elettrodotto che portava l'energia dalla, non mi ricordo se era dalla Svizzera o dall'Austria. E quindi siamo andati improvvisamente in blackout perché mancava la corrente e non c'erano abbastanza centrali per produrla abbastanza in fretta. In 10 anni siamo passati da quella situazione a una situazione di spaventosa sovrapproduzione di energia elettrica. In Italia abbiamo delle centrali che vengono tenute spente perché non sappiamo assolutamente cosa farci. Perché? Perché sono calati i consumi di energia elettrica, perché stanno chiudendo le industrie. Non parliamo tanto del negozietto o della fabbrica di scarpe, ma qui parliamo di aziende come, ecco, i nomi famosi, no? Alcoa, Thyssen, acciaierie, siderurgiche, queste cose qui. Quando chiudo una fabbrica di quelle, io spengo una centrale, perché quella fabbrica aveva una centrale che produceva energia solo per lei. E in questo calo ha prodotto, e questa è tutto sommato una buona notizia, anche se viene da un sottofondo che non è bello per niente, ha prodotto un calo dei prezzi. I prezzi dell'energia oggi sono ai livelli del 2006, cioè in quasi 10 anni non c'è stato un aumento né del gas
né dell'energia elettrica. C'è stato un aumento vertiginoso nel 2007-2008 quando il petrolio era andato a 150 dollari e poi si è tornati lentamente ai prezzi del 2006. Quando al telegiornale parlano di deflazione, sappiate che la gran parte di quel fenomeno è procurato dal calo del prezzo dei prodotti energetici, cioè il fatto che l'inflazione sia molto bassa è per la gran parte dovuto al fatto che l'energia elettrica e il gas metano non stanno aumentando, anzi stanno calando. Il metano ormai sono 3 anni che ininterrottamente cala di prezzo. Ora, tornando al discorso invece del come tutelarsi da quelli che sono i tentativi, a volte maldestri, ma a volte veramente ben congegnati, di strapparvi una firma oppure un sì al telefono che ultimamente ha acquisito la stessa validità, vediamo come può fare un utente per difendersi. La prima cosa è attenzione ai vostri dati personali. Questa è abbastanza banale come cosa, però in realtà soprattutto riguarda gli anziani. Parecchi di voi avranno i genitori a casa, non hanno, mi verrebbe da dire per fortuna, la nostra diffidenza nei confronti del prossimo, perché appartengono a una generazione che non ne aveva bisogno, e quindi sono più inclini a fornire i propri dati personali al telefono, non sospettando che ci si possa fare qualcosa di male in realtà. Quindi, quando al telefono, attenzione a fornire dati se non siete assolutamente sicuri, attenzione anche a pronunciare i sì. C'è gente che non dice sì, quando risponde, dice pronto, apposta. Può fare se l'uno per l'altro, però quel sì potrebbe costarvi caro. Accertatevi dell'identità della persona che vi propone l'offerta. Se viene qualcuno porta a porta, deve portare obbligatoriamente un tesserino munito di foto, e sul tesserino deve essere ben evidente il logo dell'azienda per la quale sta vendendo energia. Non può dirvi vengo per la luce, come vi ho detto all'inizio, deve dire sono Tizio Caio e lavoro per l'azienda XY, altrimenti è già qualificato come un ciarlatano. Il sistema più sicuro al 100% per scoprire se qualcuno sta cercando di fregarvi e automaticamente vi dice anche se invece avete per le mani un qualcosa che può farvi risparmiare qualche soldino, perché comunque sia, è vero che 40 euro all'anno non cambiano la vita di nessuno, ma d'altronde se io cammino per strada e trovo 10 euro non li lascio per terra perché sono solo 10 euro, quindi l'energia e il gas sono della stessa identica qualità di prima, non è che subite dei contraccolpi a livello di qualità del servizio, c'è la possibilità di risparmiare. Il metodo più sicuro per scoprirlo è chiedere all'interlocutore di lasciarvi, guarda, lasciami un giorno tutta la roba che devo firmare, me la leggo e te la ridò firmata. Allora, se vedete che dall'altra parte cominciano ad accampare scuse del tipo no, ce li ho numerati, che vuol dire? Cioè, numerati non vuol dire nulla perché si salta un numero di contratti. Se l'azienda passa dal contratto 100 al contratto 102, non succede assolutamente nulla. Il 101 lo strappo, fine della storia. Cioè, la storia del contratto numerato è la scusa è la prima scusa che di solito viene portata avanti ed è una palla colossale perché non è il bruchetto delle multe dei vigili che poi devi riconsegnarlo in ufficio. Loro ti danno un pacco di contratti, sono numerati, se tu te ne danno 10 e ne riporti 6 non succede nulla. Quindi a chiedere la copia integrale della documentazione, ce li ho numerati, oppure no, però guardi che lei dopo che ha firmato ha 10 giorni per recedere. Scusa, io se permetti, timidamente, vorrei leggere prima di firmare le cose, non dopo, per eventualmente mandarti una raccomandata dove ti dico ho letto la tua documentazione e non mi piace. Ok? Leggete prima, sempre prima. Quindi, di fronte a questa obiezione, lasciami tutto quello che devo firmare e ripassa a prenderlo, oppure te lo spedisco per posta, oppure se siete al telefono, mi mandi tutto via mail e se mi piace ve lo rispedisco firmato. Se vedete che dall'altra parte c'è resistenza, non avete bisogno di altre informazioni, siete di fronte ad una fregatura. Altro non vi serve sapere per stanare fondamentalmente, diciamo, il potenziale diciamo, truffatore. Andiamo invece ad un argomento che adesso tra poco diventerà d'attualità. Siccome sta arrivando l'inverno, normalmente non è questo il periodo, normalmente a primavera.
arrivano le batoste per il settore del metano. Il metano, per forza di cose, è fortemente stagionalizzato come consumi, per cui la bolletta invernale è molto più alta di quella estiva, e molto spesso sui giornali leggiamo, no, bollette pazze, anziano si vede recapitare bolletta da 5.000 euro dall'Eni o da chiunque altro sia. A cosa è dovuto questo fenomeno? È dovuto principalmente al fatto che quando sono state fatte le reti negli anni 60, 70, 80, soprattutto 70 e 80, per incentivare la gente a passare al metano, praticamente gli si portava il gas dentro casa. Dentro casa significa che, siccome la spesa fino al contatore era a carico dell'azienda che la faceva, dopo il contatore stava all'utente, diciamo, a fare l'impianto. In quegli anni lì, chi voleva l'impianto, l'azienda cercava di mettergli il contatore il più possibile dentro casa, e quindi ci troviamo con migliaia, milioni di contatori del gas che sono situati all'interno delle proprietà private. Ora, quel poveretto che va in giro a fare le letture dei contatori non può per legge entrare nella vostra proprietà privata, è abbastanza evidente. Per cui le case nuove adesso, al contrario di prima, per legge devono averlo fuori, su strada, dagli anni 90 in poi. Ma nei centri storici, soprattutto, questo è successo, e le case, diciamo, più vecchie di un certo anno, molto spesso hanno i contatori sul balcone o dentro i recinti o ovunque capiti. Allora che succede? Succede che non si riesce a leggerlo una volta, due volte, tre volte, quattro volte. Passano due anni senza che quel contatore venga letto. Nel frattempo le aziende devono fatturare, perché comunque devono fare delle fatture. Emettono delle bollette che si chiamano acconti, basate sui vostri consumi degli anni precedenti. Il problema qual è? Che il passato non è indicatore del futuro. I consumi possono essere cambiati nel frattempo, possono essere andati su o possono essere andati giù. Nel momento in cui l'azienda riesce finalmente a vedere quanto segna quel contatore, deve aggiustare tutti i conti fino a che non aveva fatto la lettura precedente. Ed ecco che la gente si vede arrivare le bollette da 3, 4, 5 mila euro. Ora, in questo caso è importante sapere due cose. Uno, non è purtroppo vero che quella sia una bolletta sbagliata. Cioè, il fatto che voi vi vediate recapitare una bolletta da 3.000 euro non implica necessariamente che quella bolletta sia sbagliata. Questa è la brutta notizia. Va controllata, è ovvio. La buona notizia è che in questo caso avete diritto, non è una facoltà dell'azienda negarvelo, avete diritto ad un pagamento a rate senza alcun interesse, cioè l'onere è tutto a carico dell'azienda che vi fornisce il metano o l'energia elettrica. Parliamo di una dilazione molto lunga, nel senso, se non vi hanno fatto le letture per due anni, voi avete due anni di tempo per pagare quella bolletta. Cioè non parliamo di mesi, parliamo di veramente un sacco di tempo. Basta chiamare i numeri verdi oppure presentarsi agli uffici e si dice: guarda, questa bolletta voglio le rate. Ma non possiamo, no, non è che non puoi, devi, punto primo, devi spezzarmi la bolletta in pagamenti mensili, bimestrali, trimestrali, fai come ti pare, ma siccome non hai fatto la lettura per tre anni, io ti pago nel corso dei prossimi tre anni. Se non hai fatto la lettura per quattro anni, io ti pago nel corso dei prossimi quattro anni. Nel frattempo continuerò a pagare le bollette che regolarmente mi arriveranno, quello è ovvio. Quindi è comunque una rottura di scatole, perché è chiaro che se prendo una bolletta di 3.000 euro, anche se la spezzo in due anni, vengono fuori comunque più di 100 euro al mese. Però non cappotta le finanze di una famiglia, come potrebbe fare invece tirar fuori 4.000 euro tutti di colpo. Ok? Perché insomma c'è una bella differenza, soprattutto considerando che è senza alcun tipo di interesse. Ok, quindi non c'è assolutamente. Quando parlavo della lettura, non vi ho detto, qui ho segnato quanto spesso devono passare a leggervi il contatore. Allora, sul contatore dell'energia elettrica è un problema che non esiste più. Non esiste più perché i nuovi contatori sono elettronici, ed è il motivo per cui i contatori dell'Enel non hanno mai chiesto di spostarli. Qualcuno ce l'ha in cantina, qualcuno in garage, comunque sono sempre dentro la proprietà privata. Mentre quelli del gas, essendo ancora meccanici, presentano questo problema. Allora, devono passare a casa vostra
indicativamente se è una casa di residenza due volte all'anno, perché la casa di residenza ricade molto spesso nella seconda categoria, cioè fra i 500 e i 5.000 metri cubi annui. Mediamente una famiglia qui da noi consuma fra i 1.000 e i 1.500 metri cubi all'anno, qui a livello del mare. Poi mano a mano che ci si sposta verso l'interno si va sempre più verso i 2.000 metri cubi annui. Quindi siamo nella seconda ipotesi e devono passare due volte all'anno. Attenzione, perché come vi ho detto prima, se il vostro contatore non sta sulla strada ma sta dentro la vostra proprietà privata, quello che conta non è la lettura ma è il tentativo di lettura, cioè qualcuno è passato, ha citofonato, non ha trovato nessuno, è andato via. Ha citofonato? Sì? No? Non lo sapremo mai. Però si considera il tentativo di lettura, cioè vale come se fosse una lettura. Quindi ora, tra i vari servizi che ci possono essere nel passare al mercato libero, le aziende hanno cominciato a darsi una svegliata, nel senso, io ho un risparmio che posso dare che è, non dico irrisorio, ma comunque limitato, nel senso, ecco, abbiamo detto sono 40, 50, 60 euro all'anno, non cambio la vita delle famiglie. Allora che cosa devo fare per poter vendere il mio prodotto? Devo trovare qualcosa da fare, un servizio da dare gli altri non hanno. Che cosa è successo? È successo che parecchie aziende che vendono energia elettrica, quindi il gas, scusate, e che quindi non avrebbero il dovere di passare a casa vostra a fare la lettura, perché a fare la lettura ci dovrebbe passare il proprietario dei tubi due volte all'anno, hanno messo su dei servizi per cui passano in giro e fanno comunque le letture senza aspettare che passi l'altro, perché tanto mentre quello che è proprietario dei, supponiamo, prendiamo l'esempio di Porto Sant'Elpidio. Porto Sant'Elpidio c'è fornitore principale che è l'ENI e il proprietario dei tubi è Italgas, che è dello stesso gruppo industriale comunque. Passa l'operaio di Italgas a fare le letture due volte all'anno a casa vostra, trasmette quel dato a ENI, ENI vi fa la fattura sulla base di quei dati. Ora che succede? Che se voi trovate magari un fornitore che vuole darvi qualcosa in più, che dice guarda, non aspetto che passi l'operaio di Italgas a casa tua, passa il mio direttamente, passa a fare letture. Ok, questo è un qualcosa in più che uno può avere nel passare al libero mercato. Chiaramente non è che uno lo può fare ovunque, diciamo, solo su zone geografiche ben precise per evidenti motivi logistici. L'ultimo argomento che vorrei affrontare è quello del bonus gas. Ah, riguardo alla rateizzazione, attenzione a una cosa: mentre quella rateizzazione di cui vi ho parlato è dovuta, cioè se ricevete una bolletta con un conguaglio per un periodo molto lungo, l'azienda è obbligata a farvi le rate. Diverso è il discorso della rateizzazione per motivi sociali, nel senso, parecchie aziende, da questo punto di vista direi praticamente tutte tranne i grossi gruppi nazionali, quindi forse escludendo Eni e Enel, praticamente quasi tutti gli altri lo fanno. Dietro la presentazione di documentazione, tipicamente il modello ISEE, che è l'unica cosa oggettiva che documenta lo stato di difficoltà economica di una famiglia, qualora si documentasse lo stato di difficoltà economica del nucleo familiare, sono disposte anche in quel caso a fare la rateizzazione. Però attenzione, perché quello non è un obbligo di legge, uno può dire di sì o può dire di no, quindi il farlo o non farlo sta alla politica industriale che l'azienda ha deciso di adottare fondamentalmente, quindi può o non può, non è un qualcosa di dovuto. Attualmente lo fanno in parecchi, principalmente diciamo che i grossi esclusi sono proprio gli ex gruppi nazionali che non danno la rateizzazione. La rateizzazione vi è dovuta anche se è stata saltata la lettura o se vi arriva una qualsiasi bolletta di conguaglio che è più del doppio di quelle che erano le bollette di stima. Chiaramente fa eccezione il caso dello stabilimento balneare che fa un mese all'anno di consumo di gas, perché quello è stagionale, quindi non dà diritto ad altro. Ora, l'andamento del prezzo del gas, che io vi ho detto che è praticamente identico al 2007, e qui poi chiudo, la prima obiezione che normalmente viene posta è: ma io dal 2007 ad oggi ho visto le bollette crescere e non calare.
soprattutto questo è avvenuto sull'energia elettrica, in parte è avvenuto anche sul gas. Il problema si riallaccia fondamentalmente a quello che il dottor Veltri ha esposto prima, cioè il discorso sull'evasione fiscale. La bolletta dell'energia elettrica e del gas non è evadibile. È di questi giorni il discorso di infilarci dentro il canone RAI. È un servizio che io devo acquistare per forza, perché nessuno di noi vuole stare senza luce o senza gas. È un qualcosa, quindi è un bene con una domanda praticamente non elastica, cioè è fissa la domanda di energia elettrica e di gas, almeno per quanto riguarda il settore domestico. L'industriale va su e giù con le crisi economiche, ma la domanda di energia elettrica per le case è quella. Difficilmente si riesce a farla calare. Uno può starci più o meno attento, ma sotto un certo valore comunque non cala. E quindi, diciamo, è un bene che va consumato per forza. Non esiste l'evasione fiscale, perché io non posso pagare la bolletta parzialmente togliendo la parte di tasse. Mi staccano la luce, mi staccano il gas, anche se non pago una frazione di bolletta di luce o di gas. E siccome è tutto registrato elettronicamente dalla lettura fino al versamento delle imposte, non esiste nemmeno l'evasione fiscale da parte delle aziende che vendono energia elettrica, perché loro hanno, è facilissimo, basta che vanno a controllare quanti metri cubi o kilowattora ho acquistato dalle centrali, quanti ne ho venduti, sanno quanto devo versare le tasse, quindi non esiste da quel punto di vista lì l'evasione fiscale. Quindi che succede? Che fondamentalmente questo qui è il bene, il rifugio di qualsiasi governo. È salvadanaio da rompere, quando, un po' come le sigarette, ha assunto la stessa valenza la bolletta energetica. E gli aumenti di tassazione sull'energia e sul gas vado a colpo sicuro, cioè se prevedo di incassare top soldi incasserò, non esiste evasione fiscale, è 100%. Ecco perché nel corso degli ultimi 15 anni, indicativamente, dal 2005 che è partita questa mirabolante rincorsa alle tasse in bolletta, voi avete visto continuamente salire la bolletta. L'effetto del calo dei prezzi, purtroppo indotto dalla crisi, è stato completamente annullato dall'aumento della tassazione sulle bollette di energia e di gas. A questo poi si è aggiunto l'ammontare degli oneri che vanno a finanziare gli impianti, poi diciamo il discorso che ho fatto all'inizio. Questo significa che complessivamente, se voi prendete una bolletta del 2007 e fate cifra totale diviso il consumo, trovate un prezzo medio che è uguale se non più basso rispetto a quello di oggi. In realtà nel frattempo l'energia e il gas sono calati di prezzo, cioè la prima parte della bolletta è diventata più piccola, questa qua sotto ha acquisito un peso sempre maggiore. Questo è il fenomeno per il quale voi non vedete calare le vostre bollette di energia elettrica, e non so francamente se sia possibile sperare che lo facciano mai, in ogni caso. Quindi indipendente, è un discorso che è completamente indipendente da quanto sia buono il contratto che voi vi siete scelti, qualora lo abbiate scelto. Quindi la prima parte sta scendendo, la seconda parte sta crescendo. Questo è un fenomeno ormai uniforme dal 2002-2003 ad oggi. Considerate che l'energia elettrica nel 2005 costava 7 centesimi a kilowattora, nel 2014 costa 6 centesimi a kilowattora. Parliamo dell'energia che esce dalle centrali, cioè il prezzo industriale dell'energia elettrica. Quindi c'è stato una diminuzione di 1 su 7, più del 10% del prezzo, cioè invece di aumentare. È forse l'unico caso di un bene che dal 2005 ad oggi non è aumentato ma è calato di quasi il 10%. Una discesa più alta di questa c'è stata solamente nelle apparecchiature elettroniche, dove vabbè c'è un crollo continuo di prezzi, no? Cellulari che sono diventati, costano un decimo di quello che costavano nel 2005. Questo è l'unico bene che è calato di prezzo, mentre tutto il resto andava su. Purtroppo, ribadisco, questo effetto non si è percepito, però c'è presente. Il problema dov'è? Il problema è che nel momento in cui questa cosa avrebbe dovuto, questo è il danno grave che c'è stato, cioè questo calo di prezzo dell'energia elettrica e del gas metano avrebbe dovuto aiutare le imprese a superare la crisi, perché
È evidente che se io calo il prezzo dell'energia a un'azienda, l'azienda spende di meno, è come se gli avessi abbassato le tasse, né più né meno. Cioè l'effetto è esattamente lo stesso. Ma se vado a compensare il calo naturale con un aumento della tassazione, l'azienda si trova a spendere la stessa identica cifra di prima, nel frattempo il fatturato è calato e va in difficoltà, con la beffa ulteriore che nel momento in cui, come tutti speriamo, ci dovesse essere un minimo di ripresa, la prima parte della bolletta tornerà a salire, perché aumenta di nuovo la domanda. E quindi inevitabilmente, quella è una legge che non è derogabile, il prezzo segue la domanda, quindi quando quella prima parte tornerà a salire, che succederà? Succederà che quel timido accenno di ripresa verrà strozzato dall'aumento dei costi dell'energia. E questa è una cosa di cui, tanto per cambiare, visto che stasera è il tema principale della serata, non si parla mai. Cioè, attenzione, perché è vero, potrebbe anche arrivare la ripresa. Come le aziende ricominceranno ad attivare le linee produttive, improvvisamente noi ci troveremo di fronte ad un aumento sia a casa, perché poi i prezzi sono legati, sia soprattutto delle aziende stesse, del costo dell'energia, e questo andrà a strozzare o quantomeno a smorzare pesantemente, perché non si può correre con una palla legata al piede. Noi paghiamo l'energia elettrica il 25-30% in più di quello che la pagano nel resto d'Europa, principalmente per questo 34,17% qua sotto, perché il prezzo industriale non è diverso invece, grazie fondamentalmente alla paura che ci siamo presi nel 2003, quando c'è stato il blackout, all'improvviso sono state autorizzate 3 o 4 grosse centrali che erano bloccate, quindi il governo, con un atto di forza, non so quanto lecito, però ha sbloccato qualche grosso impianto, quindi sono stati costruiti degli impianti, siamo a posto a livello di situazione produttiva, poi è calato il consumo, siamo andati addirittura in sovrapproduzione. Però la prima parte della bolletta, cioè l'energia elettrica in Italia non costa di più che negli altri paesi, la bolletta è più cara che negli altri paesi, e c'è una differenza non indifferente fra queste due affermazioni. Non è la stessa cosa. La corrente che esce dalle centrali italiane costa tanto quanto quella della Germania, la bolletta degli italiani non è uguale, è molto più alta. Grazie.